La guerra. La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'apocalisse. Invece, avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziammo a usare l'energia atomica non come arma, ma come fonte d'energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici, automobili a fusione, computer portatili. Però, nel XXI secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. E ho paura. Per me. Per mia moglie. Per mio figlio. Perché il tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato. Che la guerra non cambia mai. La guerra non cambia mai. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani, tesoro. Tu dici? Ma certo. Ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale di Boss e Gosh. Io sono il Boss e finalmente, come potete vedere dalle immagini del video, abbiamo finalmente portato Fallout 4. Vi spiego un po' in breve tutto, un po' tutto, mentre vi facciamo vedere le immagini del nostro primo gameplay. Allora, prima cosa da dire: come funzionerà questa serie? Questa serie non sarà una vera e propria serie, nel senso che non la porteremo alla conclusione. Vi faremo vedere 5 episodi, da diciamo inizio, come avete potuto vedere, fin dove arriveremo col quinto episodio. Perché vi facciamo vedere così? Perché, come sapete probabilmente già, questo Fallout dura all'incirca 15 ore. Sì, calma ragazzi, calma, non cominciate, ma io ho sentito che dura 20 anni. Calma, lasciatemi spiegare. Questo gioco dura circa 15-20 ore se facciamo solo esclusivamente la trama principale. Quindi di quello sto parlando. Si parla di circa 400 ore una volta che completiamo il gioco al 100%, quindi Grognak, con tutte le quest, dei bambini sia quelle principali ovviamente, sia anche con le quest secondarie, tutte quante. E questo ci siamo capiti, e questo era il primo punto. Secondo punto, perché vi sto parlando al di fuori di tutto, vi lascio la conversazione, dopo continuo. Dal nostro grande sport nazionale, il baseball. Questo pomeriggio
Mi dica. Lieto di vederla, signore. Lei non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Sono giorni che ci provo. Si tratta di una questione della massima urgenza, gliel'assicuro. Qui ovviamente noi risponderemo per quanto lento, però. Ora sono qui. Infatti, esatto. Infatti. Ora, io so che è un uomo impegnato e quindi non le ruberò molto tempo. Il tempo è una merce preziosa. Sì. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Vault locale. Il Vault 111. Ovviamente la maggior parte di voi hanno già visto 600 volte questa scena da altri gameplay. Ci sarà spazio per tutta la mia famiglia, vero? Ma certo, tranne il suo robot naturalmente. In effetti siete già autorizzati all'accesso, si tratta solo di verificare alcune informazioni. Non vorrei che ci fossero problemi in caso di annientamento atomico imprevisto. Ci vorrà solo un minuto. Ecco. Non vedo l'ora che il mondo finisca. È lo spirito giusto. Ora porca troia. Vediamo. Ecco, da qui si cominceranno a mettere i primi punti per i nostri primi parametri. Come potete vedere, in questo Fallout 4 si parte con forza, percezione, costituzione, carisma, intelligenza, agilità e fortuna. Queste impostazioni le ha fatte il signor Ghosh e ora vi spiego perché non sentite la sua voce. Praticamente, mentre registravamo questo primo episodio e il secondo, abbiamo perso i dati della registrazione. Quindi, cosa succede? Questo primo episodio sarà interamente parlato da me. Ovviamente non in diretta, perché quella in diretta l'abbiamo persa, ma ve la sto raccontando in questo momento finché lo vedete scorrere sotto i vostri occhi. Questa miniserie sarà comunque presa da senza webcam, quindi solo con voce. Per questo primo episodio sarà totalmente parlato da me. Il secondo episodio sarà parlato da me, sempre a voce esterna. E per metà che sono riuscito a recuperare sia me che il signor Ghosh in diretta. Da poi, dal terzo fino al quinto, saranno tutte prese in live. Ovviamente il nostro personaggio non poteva chiamarsi nient'altro che Elvis, dal cappello importante, come potete notare. Magnifico, è tutto. Devo solo consegnarlo al Vault. Congratulazioni per aver protetto il vostro futuro. Grazie. Grazie ancora. Ehi, è una sicurezza in più. Varrà pure qualche scartoffia, no? Per te, Sean, non esiste prezzo troppo alto. Ecco, chi è che non conosce la trama di questo Fallout? Ormai più nessuno. Qual è la storia? Come comincia? Come tutto succede? Come ogni Fallout c'è un'esplosione nucleare da parte di una bomba atomica. Questa storia parla di, appunto, questo nostro personaggio che abbiamo chiamato Elvis e della sua famiglia, del piccolo Sean, che vediamo adesso. Cucci, 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 cucci. E di sua moglie. Cosa succede? Cosa succederà? Praticamente, dopo un'esplosione di una bomba, riescono a scappare e a rifugiarsi nel Vault. Madonna, che si stava prendendo una trambata nei denti, sta tizia. Ascolta, pensavo che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Il tempo dovrebbe reggere. E noi, ovviamente, a fare che? Comunque, riescono a salvarsi, signora, vengono portati in questo Vault 111, questo rifugio antiatomico. Che succede? Ma cosa succede? Cosa succederà? Si scoprirà che in realtà il Vault 111 non è solamente un bunker antiatomico, ma ci saranno, dove verremo rinchiusi noi e la nostra famiglia, delle capsule criogeniche fatte apposta per farci addormentare e congelare per il tempo, diciamo, necessario che sarebbe dovuto che dovrebbe esserci stato prima di fuoriuscire dal Vault. Perché questa criogene? Praticamente volevano dobbiamo andare al Vault.
subito fare degli esperimenti sui nostri corpi. Infatti vedremo che purtroppo nostra moglie morirà, verrà uccisa per rapire il piccolo Sean. Ovviamente non vi sto a dire più di tanto, sappiate solo che la loro prima scelta sarebbe stato rapire Sean, e così è stato, e noi saremmo stato il piano B. Non vi diciamo per cosa, perché cosa tutto questo voglia dire. Vi facciamo solo questa breve introduzione. Non puoi entrare. Io entrerò. Non potete fermarmi. Permesso? Scusi. Dobbiamo entrare. Queste sono siamo le armature bellissime che troveremo anche adulto. Poi sul gioco. Donna adulta. Ok, procedete. Corri, mamma mia. Che ne sarà di tutta quella gente fuori stiamo dal cancello? Stiamo facendo tutto il possibile. Non vi fermate. Salite sulla piattaforma. Al centro. Siamo arrivati. Col piccolo Sean. Ovviamente, ragazzi, ci siamo quasi. Scusate. Ce la caveremo. Vi amo, tutti e due. Ti amiamo anche noi. Oh mio Dio! Sbadabam. Scusate il silenzio improvviso, volevo farvi vedere la scena. Oddio, oddio, oddio. Ok, finché carica. Continua a parlare. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah, ovviamente questa miniserie, come sapete già, le musiche di Fallout sono una cosa davvero incredibile. Ovviamente in senso positivo, sono stupende, tutte tratte da anni 50, 60. Però purtroppo non accenderemo mai la radio su Pip Boy. Perché? Perché già, come avete visto anche per chi segue la serie di Need for Speed, ci hanno dato segnalazione problemi di copyright, alcune canzoni, alcuni audio. Ovviamente con Fallout, senza neanche pensarci, abbiamo detto non mettiamo quelle canzoni perché sicuramente verranno segnate per copyright. Quindi ragazzi, lasceremo solamente le conversazioni e comunque diciamo i suoni d'atmosfera, quelli che ci sono normalmente. Grazie. Ecco qua che la signorina ci dà la tuta e questo è il doc, come potete vedere indossa il Pip-Boy, che ci condurrà alle capsule criogeniche. Questa è la nostra nuova. Oh, vi piacerà. Scusa. Da questa parte. I livelli sono buoni. Mi segua. Prendete una tuta da bene. È andata. La nostra da questa parte, casa. Prego. Tutte le nostre cose. Mia madre e mio padre pensano che resteremo qua sotto. Verrà spiegato tutto alla riunione di orientamento, ma prima dobbiamo fare alcuni controlli medici. Mi sta bene, non credi? Le tute del Vault sono studiate per essere non solo confortevoli. Ecco, come potete vedere, queste sono tutte le capsule criogeniche. Giusto. E tutti andremo a infilarci dentro per essere, come si può dire, non saprei come dire, crisalidati. Non so neanche se si possa dire così. E ovviamente ci sveglieremo poi con questa tuta e comincerà il nostro viaggio. Per poter poi procedere nel corpo. Rilassati. Inizia una nuova vita. Residente al sicuro. Segni vitali. Normali. Ragazzi, per questo episodio procedura è tutto. Se avete domande o richieste, ovviamente scrivetele nei commenti. 5, vi lasciamo 4, alla prossima 3, episodio. 2,